Ciao, stasera voglio presentare questo coltello che ho appena preso. Al solito l'ho preso con una raccolta punti, però questa volta mi sembra che sia un buon acquisto. Si tratta di un coltello modello Santoku classico, cioè di forma classica. Ne avevo già presentato un altro che me l'ha stato regalato, che era un po' un ibrido tra questo, che è appunto di forma classica, e un coltello di tipo da chef, diciamo europeo. Questo coltello è di marca Zwilling e è prodotto in Germania. Vediamolo se riesco a far vedere. Si può notare ovviamente la particolarità di questi alveoli che sono presenti su entrambe le facce della lama. E questi alveoli fanno in modo che le cose che si stanno tagliando non si impastino, diciamo, alla lama, quindi la lama stessa ha più facilità a scorrere. E appunto non, quello che si è tagliato non dovrebbe rimanere attaccato alla lama. Lo spessore non è eccessivo, saranno forse un paio di millimetri, un millimetro e mezzo, due. La lama è abbastanza flessibile, manico in gomma, bello, solido. Sulla lama è riportato praticamente 5 star rinforzato, cioè l'acciaio è stato raffreddato, chiamiamolo così, a ghiaccio. Io adesso non so se la cosa migliori la qualità del metallo, comunque insomma questa è una caratteristica. Diciamo, la caratteristica di questi coltelli, e l'avevo già spiegato nel video precedente, che il suo metodo di taglio è praticamente dall'alto verso il basso, cioè più o meno in questo modo. L'impugnatura dovrebbe essere così, e tagliare così, mentre l'altro, che ha una forma della lama più appuntita in questo senso, è specifico. Può essere utilizzato anche per questo movimento, e in effetti buona parte delle volte si usa così. Ecco. È affilatissimo, qui proprio un rasoio, e niente, adesso mi preparo qualcosina da mangiare e intanto lo provo. Andiamo a vedere. Adesso lo provo con una cipolla, pezzettino di cipolla, vediamo come si comporta. Qui purtroppo il mio asse è un po' avvallato e quindi devo trovare un po', diciamo così. Basta appoggiarlo. Direi che è perfetto. Qui un bel carciofo e stasera me lo cucino. Allora, vediamo se ho imparato bene a pulirli. Allora, togliamo le spine dal gambo con questa roncolina, il coltellino con la lama un poco curva, togliamo
tolgo le prime spine. Fatto questo, con le mani in questo modo praticamente il petalo viene via da solo e quasi tutti, non proprio tutti, però la maggior parte lascia qui la parte carnosetta che è buona da mangiare. Quindi continuo a togliere i pezzi, questi sono un po' duri, sempre con la mia roncolina. Pulisco un po'. Capatura del carciofo, quando diventano più tenere le parti interne poi è più facile. Ecco, adesso qua il carciofo è diventato abbastanza bianco, quindi queste parti dovrebbero essere morbide da poter mangiare. Bisogna togliere via una bella parte qua, perché questa parte qui è comunque poco mangiabile. Quindi riprendo la mia asse. Ecco, poi per fare in modo che non si annerisca, questo va tuffato in acqua con acqua e limone in maniera che non diventi nero. Il gambo invece lo tagliamo addirittura e io lo spelo. Tirando via la parte legnosa esterna, in modo che mi rimane la parte interna morbida e saporita. Questa la taglio giù, quadratini, tolgo la parte sotto. Ecco, questa molto morbida. Sono molto morbida, è comunque più morbida rispetto alla parte legnosa che rimane fuori, quindi la taglio giù a bocconcini e la metto nella mia padella con la cipolla. Ecco. Adesso preparo invece sciacquata. Devo togliere le barbe interne e sempre con la roncolina mi aiuto in questo modo. Certo che non ci siano spine qua. Stessa cosa con questo.
E ora l'affetto. Vediamo. Come si vede, i pezzi delle cose tagliate non rimangono attaccati alla lama grazie a quell'alveolatura. I carciofi sono pronti, li metto in padella con la cipollina, un poco di olio, sale, li faccio saltare un attimo. Intanto metto sulla pasta. Io ci metto anche un pochino d'aglio perché a me l'aglio piace, però non è strettamente obbligatorio. Impugnatura. Una meraviglia. Adesso unisco le altre cose, intanto l'acqua comincia a andare e accendo il fuoco anche sotto i carciofi. Un pizzichino di sale, ma proprio appena appena. Ecco, non li farò cuocere tantissimo perché li voglio mantenere un po' croccanti. Devono ammorbidirsi sicuramente. Ogni tanto li alzo per non farli proprio friggere. Si può anche aggiungere magari un goccino di vino bianco avendocelo, o anche un pochino di acqua, però preferisco dopo avere un po' di contrasto tra il sapore del carciofo e il condimento che ci metterò dopo. Io direi che quando la cipollina è ammorbidita la faccio proprio scottare in modo che rimangano un po' croccantini, che si senta, che non perdano il loro sapore proprio. Io direi che così a posto. Ecco, adesso qui spengo. E aspetto un attimo che la pasta si cotta. Ok, la pasta è cotta, o meglio è al dente. Adesso riprendo un attimo i carciofi. Aggiungo ricotta. Il cucchiaio abbondante. Tuffo la mia pasta. Come sapore
della curcuma. Un poco di acqua nella pasta, perché voglio far sciogliere bene bene la ricotta. Pasta sono dei, si chiamano radiatori della garofalo, ancora un pochino d'acqua, deve proprio sciogliersi ben bene e faccio anche terminare un po' con la cottura della pasta. Deve creare la cremina. Sembrerà quasi una tipo una carbonara poi alla fine. A me non piace, o meno, non piace, non, più che altro non posso mangiare la panna, quindi un piatto del genere con la panna non lo potrei fare. E poi la panna forse è un po' troppo, non so, appesantisce, ecco un po'. Invece la ricotta, poi sciolta con questa curcuma che gli dà questo colore bello giallo, e ha un suo sapore anche la curcuma, quindi ecco, direi che si sta, posso anche spegnere il fuoco e mescolare in modo che si amalgami molto bene. La ricotta si è sciolta per bene, è diventata una cremina. Ecco, se piace un pochettino di pepe nero, proprio appena appena. Direi che è pronta e si può mangiare. Ecco, pronto e impiattato. Bene. Adesso mi mangio la mia pasta con i carciofi, approfitto per salutare tutti gli amici che seguono il canale, un saluto al maestro Mimmo Corcione che seguo sempre, un saluto a Daniele, un saluto a Gabriele, un saluto a Pescio, ci vediamo sul canale. A tutti! Ciao!